Incominciamo la Via Crucis con il canto Gesù mio, con due refuni, due versetti. Gesù mio, con due refuni, come reo, chi ti pregò, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, la bella faccia, chi crudele ti schiaffeggiò, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdon pietà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono. La prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Ascolta come pronunciano contro di me la sentenza di morte. Considera con quale silenzio, con quale pazienza, con quale mansuetudine la riceve il mio cuore. Anime che cercate di imitare la mia condotta, imparate a mantenere il silenzio e la serenità di fronte a ciò che vi mortifica e contraria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione, Gesù prende la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, che con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Guarda la croce che mettono sulle mie spalle. Il suo peso è grande, ma l'amore che sento verso le anime è molto più grande. Anime che mi amate, confrontate la vostra sofferenza con l'amore che mi portate e non permettete che l'abbattimento spenga la fiamma di questo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso nell'ora della nostra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione, Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Voi tutti che passate per la via, considerate, osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta. Il peso della croce mi fa cadere a terra, ma lo zelo per la salvezza delle anime mi fa risollevare, prendere nuovamente animo e proseguire il cammino. Anime che vi ho invitato a dividere il peso della mia croce, vedete un po' se il vostro zelo per le anime vi infonde nuova energia per andare avanti nel cammino dell'abnegazione e della rinuncia di voi stesse. Oppure, se il soverchio amor proprio atterra le vostre forze e non vi lascia sopportare il peso della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione, Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Qui incontro la mia santissima e diletta madre. Considera il martirio che soffrono i nostri due cuori. Tuttavia il dolore dell'uno e dell'altro si uniscono vicendevolmente e l'amore, per quanto doloroso, trionfa. Anime che camminate per lo stesso sentiero e che avete di mire gli stessi intenti, la vista delle vostre sofferenze vicendevolmente vi animi, vi fortifichi affinché l'amore trionfi. L'unione nel dolore vi sostenga, vi faccia abbracciare generosamente le spine del cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Che oggi il nostro pane quotidiano. A noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione, il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Considera come Simone di Cirene accetta questo peso crudele e penoso per un meschino interesse e come il mio corpo va perdendo le forze. O anime, se vi vengono meno le forze alla vista della lotta continua contro la propria natura, considerate che portate la mia croce non già per un piccolo premio o per un godimento terreno e passeggero, ma per acquistare la vita eterna e per procurare la stessa felicità ad altre anime. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione, la Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ma tua santa croce. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Considera la carità con cui questa donna, la Veronica, viene a tergere il mio volto e come per amore vince ogni rispetto umano. Ah, non permettete che un futile timore di perdere la reputazione o la fama vi impedisca ora di tergere il mio volto con atti di generosità e di amore. Vedete come il sangue lo inonda. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione, Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. La croce va esaurendo le mie forze. Il cammino è lungo e penoso. Nessuno si avvicina per porgermi aiuto, e il mio affanno è tale che cado una seconda volta. Anime che camminate alla mia sequela, non perdetevi di coraggio, né della vostra vita senza consolazioni umane e piena di aridità, vi vedete privare di ogni consolazione spirituale. Prendete animo alla vista del vostro modello,
sul cammino del Calvario. Vedete, è la seconda volta che cado, ma mi rialzo e proseguo il cammino fino al termine. Se volete attingere un po' di forza, venite e baciatemi i piedi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione, Gesù incontra alcune donne piangenti di Gerusalemme. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento mondo. Lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, alle colline copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Vedendomi in tale stato di ignominia, le donne di Gerusalemme piangono. Il mondo piange dinanzi alla sofferenza, ma io vi dico, anime che mi seguite per il cammino stretto, che un giorno il mondo vi vedrà camminare per ampie e fiorite praterie, mentre lui e i suoi seguaci cammineranno sopra il fuoco che essi stessi si preparano con i loro godimenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione, Gesù cade la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere al prossimo nel bene e per edificarlo. Anche Cristo infatti non cercò di piacere se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Considera che quasi sono prossimo al Calvario e cado per la terza volta. Così darò forza a quelle povere anime che in pericolo di morte eterna si ravvederanno col sangue delle ferite che produce questa terza caduta. Otterrò loro grazia per rialzarsi e giungere ad ottenere la vita eterna. Anime che desiderate imitarmi, non ricusate mai il più piccolo atto, anche se vi produce nuove ferite. Non importa, questo sangue darà la vita ad un'anima. Imitate il vostro Gesù che avanza verso il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione, Gesù viene spogliato. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice, si divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Considera con quanta crudeltà mi spogliarono delle vesti. Contempla come io rimango in silenzio e in totale abbandono. Lasciatevi spogliare di quanto possedete, sia dei beni della vostra propria volontà. In cambio io vi rivestirò con la tunica della purezza e con i tesori del mio cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione, Gesù inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Già sono giunto sulla cima dove mi daranno la morte. Già mi stendono e mi inchiodano sulla croce. Non ho più nulla, neppure la libertà di muovere una mano, un piede. Non sono i chiodi che mi trattengono, ma l'amore. Perciò dalle mie labbra non cade né un lamento né un sospiro. Voi siete inchiodati sulla croce e siete trattenuti dai chiodi. Non lagnatevi, non mormorate quando questi chiodi benedetti vi lacerano le mani e i piedi. Venite e baciate i miei piedi, qui troverete la forza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione,
Gesù muore dopo tre ore di agonia. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. La croce è la mia compagna sul cammino del Calvario, sulla croce esalai l'ultimo respiro. Anime che avete avuto la croce per compagna inseparabile durante la vostra vita, siate certe che su di essa esalerete il vostro ultimo respiro, ma è anche certo che essa sarà la porta per cui entrerete alla vera vita. Baciate costantemente questo pegno sacro e benedetto, abbracciatelo con tenerezza ed amatelo come il più grande dei vostri tesori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione, Gesù viene deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché? Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Considera la carità con cui Giuseppe di Arimatea si incarica di calare il mio corpo dalla croce. Lo depone fra le braccia di mia madre. Essa lo adora e lo bacia. Lascia cadere le sue lacrime sul mio volto e su tutte le mie membra. Poi lo consegna a quelli che lo dovranno imbalsamarlo e deporlo nel sepolcro. Anime tutte, venite. Prendete il mio corpo, imbalsamatelo con gli aromi delle vostre virtù. Adorate le sue piaghe, baciatele e lasciate che le vostre lacrime cadano sul mio volto. E poi mettetemi nel sepolcro del vostro cuore e dite anche una parola di conforto alla cara madre mia e vostra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione, Gesù viene deposto nel Santo Sepolcro.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Considera con quanta delicatezza mi mettono nel sepolcro. È nuovo e quindi puro, senza la più leggera macchia. Anime che mi siete unite, cercate tutte le delicatezze che vi suggerirà l'amore, affinché il vostro cuore sia puro e ben adorno per seppellirmi nell'amore tenero, forte, costante e generoso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quindicesima stazione, Gesù risorge da morte. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, ed ecco vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù crocifisso. Non è qui, è risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Grazie, grazie Maria. Ho potuto meditare la passione con la quale voi, uniti nell'amore, avete redento il mondo. Grazie per l'esperienza esistenziale che mi ha recato la risurrezione, cioè che ogni cosa può essere trasformata in bene. Grazie perché con nuova fiducia, con nuova gioia, con rinnovato amore, posso mettermi in cammino per incontrare gli uomini, per lenire le sofferenze e le angosce umane. Non permettete che io dimentichi questa esperienza. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Diciamo Padre nostro, Ave Maria, Gloria Patri, per l'intenzione del Sommo Pontefice e l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
per intercessione dei meriti della passione del Salvatore, che Dio Onnipotente ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora concludiamo la Via Crucis con il canto Ti saluto, Croce Santa. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria è segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Tutta la mia vita ora ti è...